Fritz 6890 LTE è la migliore soluzione per chi non ha bisogno di internet sulla rete fissa a casa o chi non vuole avere contratti particolarmente scomodi. Subito dopo la sigla lo vediamo insieme. Lo vedete sul mio sfondo qui a destra, lo vedete anche qui sulla scatola 6890 LTE, è il router che ha ben 5 anni di garanzia anche on site sul sito Fritz. Sono tantissime le persone che nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, hanno annullato il proprio abbonamento internet a casa perché magari i propri figli partivano fuori per lavoro o per studio e in casa restavano soltanto due o tre membri che utilizzavano internet senza grandi pretese. Questo perché? Per evitare di pagare un abbonamento mensile comunque costoso. Se invece avete la necessità di navigare su internet e quindi di attivare una nuova linea internet a casa, pagherete sicuramente l'allaccio, l'abbonamento, eccetera, eccetera. Andrete incontro, insomma, ad un po' di costi che in questo momento, ma in genere, sono abbastanza impegnativi. Per cui ecco a chi si riferisce, a chi è destinato questo prodotto, 6890 LTE, il Fritzbox 6890 LTE. È un router che fondamentalmente ha le dimensioni di un router fisso di casa, ma prestazioni molto più elevate, e offre la grandissima comodità di poter avere una bellissima SIM LTE all'interno e di poterlo utilizzare anche eventualmente con la propria rete di casa. Ma parliamo soltanto della funzione LTE in questa video recensione, che è la funzione che più mi ha attirato in questo prodotto e che più ho sfruttato in questo periodo. Questo router quindi riesce a funzionare anche senza nessuna connessione a casa, ma semplicemente inserendo una SIM nella parte posteriore del router e si può navigare con qualsiasi operatore. Personalmente l'ho provato con Iliad e con Vodafone. Dopo una configurazione iniziale per nulla impegnativa, a parte se avete una SIM Vodafone, a quel punto c'è da smanettare un pochino, ma troverete la procedura corretta anche sul sito, di cui qui sotto vi metto il link della recensione completa su amatec.it. Dicevo, c'è da smanettarci un pochino, ma alla fine funziona con Vodafone. Con Iliad invece basta soltanto inserire la SIM e stop, il gioco è fatto, il router vi consentirà di navigare immediatamente. Dicevo, dopo una prima configurazione iniziale molto semplice, che abbiamo visto anche sul 7560, il router che ho recensito l'anno scorso e che tuttora sto utilizzando anche in casa, ma era un router destinato soltanto a chi aveva ADSL o fibra ottica. Questo invece è un router destinato a chi ha ADSL, fibra ottica, perché riesce a supportare un profilo fino a 300 megabit per secondo, e per chi non ha nessuna di queste due e vuole comunque avere una connessione
ad internet, quindi semplicemente utilizzando una SIM 4G. Attenzione però, questo 6890 è molto molto evoluto e ha anche una funzione che si chiama fallback, cioè riesce a farvi utilizzare la SIM LTE parallelamente alla vostra connessione di casa. Per cui se ad esempio io collego il 6890 alla mia fibra ottica di casa e ci dovesse essere qualche problema alla mia linea fibra o ADSL, per cui non funzionerà per qualche ora, entrerà in gioco la SIM LTE, per cui una funzione veramente molto molto comoda, soprattutto a me che un paio d'anni fa ho fatto il passaggio tra Libero e TIM e sono rimasto ben quasi 5 mesi senza linea internet, ma questo è un altro discorso. Insomma, se ancora non si era capito, me ne sono letteralmente innamorato di questo 6890 LTE, perché offre una serie di funzioni che sono di vitale importanza per chi utilizza internet a casa. E ritorniamo un attimo a quella categoria di persone che hanno ad esempio eliminato la connessione di casa per utilizzare solo e semplicemente il proprio hotspot da cellulare, smartphone Android o iOS, quindi iPhone che sia. Beh, vi posso garantire, l'ho fatto anche io per diversi mesi, ho utilizzato il mio cellulare come hotspot e pensavo di avere il massimo del servizio, ma così non è. Ho capito davvero la differenza tra un router di questa portata ed un hotspot da smartphone. Cambia completamente tutto. E cambia tutto perché l'hotspot, ovviamente, da cellulare utilizza lo stesso ricevitore, lo stesso componente per gestire la parte telefonica, quindi GSM, e la parte dati. Questo router gestisce solo ed esclusivamente la parte dati, quindi la SIM che voi inserite all'interno non può essere utilizzata ovviamente per chiamare oppure ricevere telefonate, né tantomeno SMS, per cui funziona esattamente come un router portatile, anche lo stesso TP-Link che ho recensito qualche anno fa, router 4G compatto dal prezzo nettamente inferiore, di cui qui sopra in alto a destra vi lascio la scheda per poterlo andare a vedere. Beh, è un altro mondo anche rispetto al TP-Link, perché è un router pensato solo ed esclusivamente per un utilizzo in casa, quindi è portabile, sì, nel senso che posso portarlo da una zona all'altra della casa, da una casa ad un'altra, da un posto ad un altro, senza alcun problema. Basta semplicemente togliere la spina, collegarla alla corrente nel posto in cui vogliamo utilizzarlo. Ma non è portatile, quindi non è autoalimentato, si alimenta solo con la corrente elettrica che dovrete fornirgli voi. Beh, questo non dovrebbe essere un problema, soprattutto per chi ha case molto grandi. Io onestamente sono abituato alla portata del 7560, che come portata wifi devo dire non è veramente il massimo. Questo 6890, grazie anche alle sue antenne, ognuna di esse fa da trasmittente e da ricevente sia per il segnale 4G che per il segnale eventualmente 3G, portano ovviamente anche il segnale wifi, per cui avere questo router in una posizione centrale di casa fa sì che non dovrete avere assolutamente neanche il bisogno lontano di avere ad esempio un ripetitore o comunque un access point o un range extender come quello che abbiamo visto nel video di qualche settimana fa, il Fritz Repeater 3000, sempre di AVM, quindi Fritz. E questo 6890, quindi perché lo comprerei? Beh, perché è un router che può utilizzare qualsiasi SIM, quindi è completamente aperto, non ha alcun problema. In tutta Europa si può utilizzare sempre, comunque, 24 ore su 24, avendo le prestazioni ovviamente di un router da casa, anche perché le dimensioni sono anzi anche più grandi rispetto ad un router di casa che normalmente si utilizza all'interno di un'abitazione. Quindi per un utilizzo lavorativo, personale, ma anche per farci gaming online oppure streaming di contenuti, questo è un router eccezionale. E sono rimasto impressionato perché
ho fatto un piccolo test banalissimo, ho utilizzato la stessa identica SIM sia sul telefono che sul Fritz. È andata come non mi aspettavo, cioè sul telefono riuscivo a raggiungere una velocità di download e di upload nettamente inferiore rispetto al 6890. Infatti una volta messa la SIM sul 6890 LTE, beh, le velocità si sono raddoppiate. Questo è un router pensato non soltanto, come dicevo prima, per un utilizzo domestico, ma anche per lavorarci. Ecco perché ve lo propongo oggi, perché comunque in questo periodo si stanno vedendo molte situazioni piuttosto spiacevoli anche per via dello smart working. Gente che non riesce a lavorare per via delle connessioni troppo lente, perché magari si utilizza un hotspot in casa da cellulare a cui si connettono anche due o tre dispositivi, e questo non è una cosa diciamo molto performante, quindi vi farà sicuramente, vi creerà molti problemi. Per cui se avete bisogno di un router che non vi obblighi ad avere un piano telefonico in abbonamento, quindi internet in abbonamento, ma volete utilizzarlo con la SIM ricaricabile che avete, o con una seconda SIM che magari avete, o con una SIM che volete acquistare, con qualsiasi operatore telefonico lo potete fare. Potete addirittura togliere una SIM e metterne un'altra, perché lui automaticamente switcherà sulla rete e sull'operatore corrispondente alla propria SIM. L'ho fatto più e più volte e funziona tutto. Pensate che Iliad addirittura, che da smartphone nel luogo in cui mi trovo in questo momento non prende granché, con questo router riesco ad utilizzarla, a navigarci, addirittura a farci anche streaming di film su Netflix senza alcun tipo di problema. Non è fantastico? Inutile ovviamente dirvi che si può utilizzare sia la banda 2.4 che 5 GHz su questo router senza problemi, e si può navigare eventualmente in più dispositivi senza alcun problema, magari scambiandosi anche file sulla stessa internet, sulla stessa rete locale, perché riesce a gestire un flusso dati fino a 2533 megabit al secondo. Immaginate cosa può essere questo router, e ovviamente si può
collegare un qualsiasi telefono, che sia un telefono IP, un Fritz Phone oppure un telefono ISDN o su linea analogica, perché lui ha all'interno della sua confezione tutti quanti i cavi necessari e gli adattatori per poter utilizzare praticamente tutto. Strumentazioni nuove, strumentazioni un po' più datate, diciamo così. Veniamo però adesso alla nota dolente di questo router, il prezzo. Beh sì, il prezzo è superiore ai 300 euro. A dir la verità, su Amazon si trova a 340 euro, che è una cifra sì importante, ma se immaginate quanto spendete all'anno per poter utilizzare una connessione ADSL o una connessione fibra, che spesso ovviamente in molti posti non riesce neanche ad arrivare la fibra, e ancora oggi nel 2020 viaggiamo a velocità veramente ridicole, magari il cellulare, comunque vi rendete conto che la vostra linea 4G da smartphone va molto molto meglio, questo è il miglior investimento che potrete fare, perché questo router non ha bisogno, come dicevo prima, di agganciarsi alla rete di casa, ha bisogno soltanto della corrente elettrica. L'operatore telefonico lo sceglierete voi e sceglierete sicuramente l'operatore che vi consentirà di raggiungere la miglior velocità nel posto in cui vi trovate, magari con un'offerta da inferiore a 10 euro, come può essere anche Iliad, che ormai in gran parte d'Italia prende un 4G veramente ottimo, velocità davvero super soddisfacenti, e costa ad esempio un piano 8 euro al mese, beh 7,99 a dir la verità, quindi se ci facciamo due conti, insomma sì, si risparmia qualcosina. Magari i giga non sono molti perché sono 50 giga, però nessuno ci vieta di poter utilizzare magari la SIM che utilizziamo all'interno del nostro smartphone nel momento in cui esauriamo i giga della SIM aggiuntiva magari che abbiamo fatto solo per questo router. Come sto facendo io in questo momento praticamente, in cui ho messo la SIM del mio smartphone, la SIM Vodafone, su cui ho 100 giga al mese, di cui non avevo utilizzato giga per questo periodo, chiaramente l'ho inserita all'interno del router e sto utilizzando quei giga della mia promozione. E devo dirvi la verità, ovviamente a casa mia ho un profilo 100 in download e 20 megabit in upload su fibra ottica di TIM, ed è il massimo della velocità raggiungibile. In questo momento l'upload su linea Vodafone mi sta dando grandi soddisfazioni rispetto all'upload su linea TIM. 20 mega su linea TIM, che effettivamente poi diventano 15-16 in periodi in orari particolarmente pieni della giornata, contro i 22-23-25 megabit al secondo, e sono anche pochi della rete Vodafone che riesce a prendere questo 6890 LTE. Per il resto questo router ha anche una porta USB, ovviamente si può usufruire di tutti i servizi Fritzbox, e di cui abbiamo parlato anche negli altri prodotti Fritzbox, quindi pieno accesso anche dall'esterno della propria abitazione. Si può utilizzare l'applicazione Fritz, My Fritz, che riesce a darvi il pieno accesso al vostro router e capire tutto quello che sta succedendo all'interno della vostra abitazione, anche se voi siete fuori casa. Si può ovviamente utilizzare questo router per gestire più e più videocamere di sorveglianza senza alcun problema, perché anche lui è
dotato di tecnologia Mu Mimo, e ovviamente si possono anche sdoppiare, switchare le due reti 2.4 e 5 GHz qualora utilizziate dei dispositivi che non sono pienamente compatibili con la tecnologia Band Steering. Insomma, cos'altro dirvi più? Volevo fare un video molto molto breve, ma evidentemente non ci sono riuscito. Questa è la soluzione per chi ha la possibilità di acquistare un router del genere e chi ha la necessità di avere una connessione performante nonostante sia in LTE, quindi su rete 4G al momento, che in alcune città, devo dire, si raggiungono velocità nettamente superiori all'attuale fibra ottica in gran parte d'Italia. Per cui nulla, non posso dirvi altro che secondo me è un prodotto super approvato. Per qualsiasi informazione o dubbio, scrivete pure qui sotto nei commenti, vi risponderò nel più breve tempo possibile. Andate a dare un'occhiata anche alla recensione su amatech.it e vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto. Lasciate un bel like se vi è stato di aiuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci rivediamo domenica prossima con un nuovo video dedicato alla tecnologia. Al prossimo video, ciao!